Benvenuti a tutti, sono Michele. Continuiamo con PES 2021. Stiamo facendo la master. Che toccano a Denis. Torino, Napoli. Ah, stavo col ciò marcato. Mario l'Inter. Tengo a sinistra Olivera. Voglio togliere Mario l'uomo. No, finisci 46. Bene, ci possiamo prendere un posto di lisci, ma pensavo salta, no, ottica. Lester. David Moretz sarebbe 18 anni, ma se mollo se mi non mi no Schockmeier Armstrong no mi frattesi. No, volevo prima se ci va bene. Fino a calcio mercato, vedi? No, è mo. No, vabbè. Ma facciamo di nuovo. Oh, c'è, manco un giocatore.
Tre quartisti che ci sta. Posizione, tre quartisti. Tre quartisti e centro non visto. Parte, insieme. Onde qua, cacchio. Non può vendere tutte. Ma se in prestito sono 27, sono di riscatto. Ma non ti fa sapere. È fallito, sapere. Bene, no. Ah, cagano, va poi. Allora non c'è tutto, ma che sto. Non capisco questo gioco, ma no, ma da parte. Non capisco una domanda, sono così.
non... Andiamo, che offerta c'è lì? Sarebbe contento per troppo sordo. 6.000, sta pizzer. Vediamo colma pink o l'altro. Se non è meglio per mai. Come difensore, un difensore che costa. Proprio non lo so abbassare i prezzi.
Non c'è su, non c'è la vecchia. Possiamo fare interessante abbastanza. Finisci. Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. Le batterie sono state ultimate, l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni. Io ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una serata tanto illustre. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Conclusione! Primo tentativo dell'incontro. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Dopo aver perso palle in maniera incredibile. Cerca di pescare il compagno filtrante. Ha sportellato con il suo marcatore. L'avversario ha avuto la meglio. Ma sotto la mano,
giornata, i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Dolofeu. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Palla in conquista degli attaccanti. C'è la palla lunga in avanti. Senza problemi. Napoli arriva a questa partita e c'è una vittoria bella a sofferta nell'ultimo minuto. A provare il potere si oppone. Questo errore potrebbe essere di fatale. No. Roberto Pereira recupera un pallone importante. Si riparte dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Vediamo se il lancio arriva a distinzione. Qua Jesus prende possesso. Cerca lo spunto. Guardarini alzare la bandiera in fuori. Il portiere la calcetta. Lungo passaggio in avanti. Calcio di punizione per un minuto. Perché cosa fa? L'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che vuole. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora si dispongono le conseguenze. Deulofeu! E non la scappa! Palla. Ha sfruttato la grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Perfetto la partita. Ci sono disattenti. Splendida del portiere. Gli lega la gioia del gol. Che parata. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Sceglie di battere contro. Colpo preciso. E il tiro. Ah, madonna. Hanno sfiorato il gol. Calcio d'angolo battuto corto. Riceve in ottima posizione. Da lì può segnare. Politano. Adesso conduco, anche se solo per un gol di scatto. Pallone lungo in verticale. Fa avanzare l'azione con lancio lungo. Politano! Chance, ma toglie dalla porta! Che non ci dice. Perfetta la palla. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Cerca l'uomo là davanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Attenzione! Pallone in aria. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Si libera.
pressione la sua, palla recuperata. Scodella in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Calcio di punizione per il Napoli. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Da lì potrebbe anche trovare la porta. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Occhio a conclusione! Se ne va. A cercare il compagno in avanti. Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso. Oh, manca Gino. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottima la pressione difensiva. L'Udinese è riduce una prestazione di Rude. E il portiere si mette una pezza. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cerca lo spunto. Questa modifica sulla gara. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Prova Tofan. C'è la palla lunga in avanti. Opportunità di ripartire. Sì, prendiamo fuori una cosa. Ottima calcio di punizione per l'Udinese. Sì, questo pallone, prova a partire in velocità. Sì, no. Raspadori,
recuperano il possesso del pallone. Andiamo con Jesus, mamma mia. Ottima pressione la sua, palla recuperata, pallone lungo in verticale. Dove? Palla in avanti verso il compagno. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Ferma l'azione in modo fluido. Si partirà con un calcio di punizione per gli avversari. Il direttore di gara è stato Clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Mamma. Lungo passaggio in avanti. Occhio al tiro. Gioca una palla lunga. Raspadori. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Ma la camminata. Il Napoli deve resistere ancora qualche istante. Sicuri in fase di palleggio.
Ming c'è. Vado un po' a Bellingham. Qua. Donati. Antonio posso dire qua. Adesso lo portiamo a te. Simeo di qua Zerbi appassionati del gioco più benvenuti, benvenuti, le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi, invito i tifosi ad accorrere allo stadio, non c'è una sola nube in cielo, il rumore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno, tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport, e noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che stadio! Pochi impianti del mondo possono vantare una salva la sua porta, una bella parata che risponde a una buona conclusione, bravo l'esterno difensore. Sceglie di battere il coda, ha la possibilità di andare verso la porta, lo conclude. Tenta di scavalcare la mediana. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Passaggio intercettato. Scodelle Navati. Cercano l'azione veloce. Il Napoli ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Prova la soluzione in fascia. Cross tagliato al centro dell'area. Cerca di pescare con palla più grande. Ecco l'occasione di contropiede. Palla riconquistata immediatamente. Sanabria. C'è la palla lunga, avanti. Sione. Scatta verso il pallone. Sette colpisce in testa e c'è gol del Napoli. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Punteggio di 1-0 a referto. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere distanze con un'altra rete appena possibile. Sottolineato l'abilità dell'allenatore, le sue scelte sono state audaci ma si sono rivelate di incornata. Ottima azione, conclusione per almeno all'altezza, davvero ottima azione sulla fascia laterale, è grande l'occasione che siamo riusciti a
passaggio sulla destra. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E prova bene il compagno. Calciandolo battuto corto. Vediamo se può capitalizzare. Conclusione. Riesce a mettere fuori. C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Occasione per il contropiede. Cerca l'uomo là davanti. Simeone. C'è l'opportunità per il contropiede. Fa avanzare l'azione. Il lancio lungo. Gioca una palla lunga. Da lì può segnare. Ecco il tiro. E c'è il gol. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. Il Napoli può gestire un comodo vantaggio di due reti. Un gol determinante con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Ci mette il fisico e con questo pallone. Bianco. Che allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Palla giocata in verticale. Fares riceve in posizione interessante. Può crossare in area. Lungo passaggio in avanti. Opportunità di ripartire. Prova la giocata di misura. E la palla deve approfittarne. Riceve la palla. Vabbè, lasciamo stare. Lo passa un po' in mezzo per il secondo. Può partire contropiede, si libera la grande, pronto al tiro, e hanno segnato ancora 1-2 veramente da KO. Antonio ha finalizzato alla perfezione questo 1-1. Ha tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Grazie. La partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Palla in avanti verso il compagno. Primo tempo che finisce. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati migliori. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0 alla fine del primo tempo, per cui partita a senso unico. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. Ecco qui. Siamo sul secondo tempo. È iniziato il secondo tempo. No. I due allenatori schierano di nuovo in campo le stesse formazioni. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Simeone intercetta il passaggio, pericolo. C'è la palla lunga in avanti. Ennesima palla recuperata.
situazione con il lancio lungo. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Simeone. Red. Pallone lungo, in verticale. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Intercetta e sbaglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Hanno ottenuto un fallo laterale. Ultimi controlli a bordo campo. Passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Simeone, provano a partire in velocità. Decidono di giocarla all'indietro. Scodella in avanti. Linetti. Ora Zaza fa avanzare l'azione sulla fascia. La mette in mezzo. Si mette la prima calcio. Domani perché stanno fattando un blocco. Andare a parametro 0. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Lo dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tempo. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Tamashoff è qua. Un po'. Insomma. Andiamo da qua. Punto. James. Ci manco tu. Tenga. Non è il massimo possibile. No, non lo so. È davvero una bella serie di passaggi questa. Zaza va a raccogliere il passaggio. Questi passaggi no. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Occasione per il contropiede. La mette in avanti. Cerca una soluzione con la palla lunga. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Lungo passaggio in avanti. Mette il turbo. Ecco il tiro! Poteva essere il poker, il quarto gol. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Sceglie di battere gol. E trova il compagno. Palla allontanata senza troppi complimenti. Cerca il tiro. Sì. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato.
Allora. Un attimo. Adesso. Un bel ecco, ma in realtà non tanto se non il pallone giusto. Ansaldi riceve un bel pallone. Ansaldi può crossare. Vai, vai, andiamo. Ecco un'occasione di contropiede. La gioca in profondità. No, perché? Ma perché non mi ha passato qua? Il Napoli prende subito il possesso della sfera. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a verticalizzare. Prova a giocarla in profondità. Il loro sogno di vincere il titolo ormai sta per andare definitivamente in frantumi. Bella apertura. Può colpire. Il pallone è dentro. Troppo forte. Mi sembrano davvero non volersi sì, fermare. Questo giocatore. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. No. Pallone lungo in verticale. Cannellone. C'è solo due. C'è di cannellone. L'estremo difensore la calcia lunga. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. E il guardaline ha alzato la bandierina fuori gioco. Il portiere la spedisce su. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Scodele ci prova. Ottimo intervento del portiere. Sceglie di battere conto. La gioca all'indietro. Può tentare la conclusione. No, guarda là. Calcio d'angolo battuto corto. C'è il retropassaggio. Chance per tirare. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. E adesso sta diventando un'umiliazione. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Saldamente nelle loro mani. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno dominato la partita in tutti e 90 i minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Vediamo un po'. 5-3. 3-3. 2-1.
Buone frasi. Zerbin. Zerbin ma te ma do. Allora, James non stempo. Te ma che da. Dai, ecco qua. Andrò a gamba Fofana. Poi Mario Rui lo mettiamo qua. Qua manca sempre mostri carte. Te mostri. Poi qua Di Lorenzo se qualcosa. Poi vedete. Facciamo così. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi. Invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Napoli. Al momento detiene il record dei gol realizzati nel torneo, può contare su un attacco formidabile. C'è la palla lunga in avanti. Prova a metterci il piede. Occasione per il contropiede. Vediamo se può capitalizzare. Brutto, brutto questa traversione. No. Sfrutta proprio il movimento dei compagni. Codella in avanti. Tre quarti di campionato se ne sono andati, ora la squadra ha un solo obiettivo in testa, concludere il torneo a punteggio pieno. Una cosa mai vista. Sì, sarebbe un risultato storico, apparentemente impossibile, ma c'è qualcosa di magico in questa squadra e credo che possano farcela. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. I due giocatori fanno sportellate. Bravo, bene, squadra. Si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Tocco preciso. Qui cerca il tiro. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Grande partenza, un ottimo inizio. Kiminski. Pallone lungo, in verticale. Cerca lo spunto, chance per tirare. No. E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sì, vabbè, passa, ma non ho tiro. L'ho visto l'avversario. Che cavolo. Sto dormendo invece un altro. Reduci da un brutto intervento. Fuori tempo, brutto intervento. La spalla è brutta. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Eh sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Non la passa liscia. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne
ne pensi? Penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Attenzione, è un grande riflesso qui. Gli lega la gioia del gol, che parata! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. A sinistra con il passaggio. Si libera la grande. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Guarda. Cerca il tiro. Andava via forse più, no? Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Da lì può seguire. C'è il tiro. Mamma mia. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Occhio al tiro. Non si passa proprio. Un tiro fantastico. Che gol fantastico. 2-2 di scarto tra loro e gli avversari adesso. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che 2 gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Opportunità di ripartire. E guarda lì, ha alzato la bandierina, fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Calibra un bel pallone. Ma insomma non ci stanno. Niente da fare, non passa. Ecco il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. È in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Politano. Gioca una palla lunga. Calcio di punizione per il Napoli. Ecco, ci vuole il socio. Vedremo se troveranno la porta con questa punizione. E questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Politano. No. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Palla sulla traversa. Ha sbagliato di nulla. Chissà che rabbia. Sceglie di battere corto. E trova bene il compagno. Cerca il numero. La mette in mezzo. Guarda. Contrasto regolare, dunque calcio di punizione. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. No, sono distratto, non lo faccio. Napoli ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara.
Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Napoli ha optato subito per un altro cambio. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Ecco un pallone in avanti. Diogo Dalot di forza. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La gioca a sinistra. E passa. Preferisce il retropassaggio. Palla intercettata. L'opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. 2-0 vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Inizia adesso il secondo tempo. Cerca cross. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ecco che va il tiro. Buona la conclusione. Ha fatto bene a tirare rasoterra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Cerca spazio. Cerca lo spunto. Prova la giocata di fine. Riceve un pallone interessante. Riceve, colpisce il pallone. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Calcio d'angolo battuto corto. Riceve la palla. La gioca all'indietro. Ecco il tiro. Gaetano. Bella palla, devi approfittarne. È in ottima posizione. Bella parata. Che grande parata. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Riceve in ottima posizione. Lungo passaggio in avanti. Iemmello. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Il Frosinone. Nella partita precedente ha raccolto un pareggio 2-2 risultato. Raspadori. Gaetano. Può concludere. Tentativo molto ambizioso. Forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Difesa energica e decisa. Mette il turbo. No, ma perché non finirà un bene? Ha provato l'azione individuale, senza successo però. E perde il duello fisico con l'avversario. La mette sulla sinistra. Provano a partire in velocità. Raspadori! C'è la palla lunga, in avanti. Iemmello. Pallone lungo, in verticale. Lasci sentire l'arbitro, segnala giustamente la posizione irregolare. Il portiere la calcia lontano. Politano cerca un compagno e trova il compagno. Va al tiro. Si è creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata.
Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Raspadori. Raspadori! Non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Dunque. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Politano. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Qui deve tirare. Poteva essere un poker. Quarto gol. Calcio d'angolo battuto corto. Bella apertura. Gaetano! Sono protagonisti di un dominio incontrastato. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Non può sbagliare. Raspadori! Il palo lo spinge! Vamo, ci sta. Andiamo da. Questi ragazzi dovranno dire addio al top del calcio del nostro continente. Politano. Raspadori. Qui può partire il contropiede. Riceve la palla. Prova la conclusione. Sceglie di battere corto. Tocco preciso. Preferisce il retropassaggio. Può provare. E c'è un gol. Adesso sta diventando un inizio. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Mario con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Ormai sembra una partitella d'allenamento. I rapporti. Raspadori! Insaccano! Non si fermano più, gli avversari hanno il volto della disperazione. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. C'è il lancio lungo. Politano. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Il portiere la spedisce su. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cercano l'azione veloce. Raspadori. Oh. Ha fatto otto forme sul Raspadori. Calcio d'angolo battuto corto. E trova bene il compagno. E trova il... può tentare la... Il portiere si può. Decide di non rischiare.
effettua il cross. È fuori gioco. Madonna, se non ero fuori gioco, ero qui. L'estremo difensore la calcia lunga. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Quanto un mondo siamo 5? Grazie a tutti per stare qui con me. Ora portiamo la porto stasera, continuo, o domani per sicuramente sembra master league.